Elisabetta Canalis, al Via Vite da Copertina, racconterò particolari inediti. Vite da Copertina 2021. Eviterò il pettegolezzo, chiarisce Elisabetta Canalis. Tutto è pronto per la nuova edizione di Vite da Copertina. Al via da oggi su TV8 alle 17:30. Alla conduzione arriva Elisabetta Canalis, assente dalle scene televisive italiane da un po'. La showgirl, che ormai vive in America con il marito e la figlia, si è raccontata sulle pagine della stampa. Per anni la Canalis ha vissuto al centro del gossip. Per questo il suo ruolo a Vite da Copertina 2021 sembra una scelta azzeccata. Ma proprio perché ha vissuto sulla sua pelle anche molti finti gossip, la Canalis anticipa. Eviterò accuratamente il sentito dire, lo scoop becero, il pettegolezzo. Qualche volta anche io mi metterò in gioco, raccontando qualcosa di me. Particolari inediti. Elisabetta Canalis su Vite da Copertina. Si tratta di approfondimenti e ritratti. Il debutto di Elisabetta Canalis a Vite da Copertina 2021 è imminente. La nuova stagione del programma di TV8 inizia oggi. La base del format resta uguale, ma Elisabetta Canalis creerà un'atmosfera diversa in base al proprio stile. Per la showgirl si tratta di una prova importante. Non solo per vedere la risposta del pubblico dopo anni d'assenza, ma anche per eventuali progetti futuri. Infatti Elisabetta Canalis svela cosa le piacerebbe condurre e chissà che quello di TV8 non possa essere un primo passo. Su cosa aspettarsi da Vite da Copertina la Canalis dice: si tratta di approfondimenti, di ritratti, voci diverse per raccontare personaggi e trend. Argomenti leggeri, costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star. Vite da Copertina. Elisabetta Canalis sul periodo d'assenza. Volevo capire cosa fare. Insieme a Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis è stata una delle veline di Striscia la notizia più amate di sempre. Poi, dopo il TG satirico, tante sono le porte che si sono aperte per la Canalis. Dalla recitazione alla conduzione, coronando il traguardo di condurre anche il Festival di Sanremo. Poi il trasferimento negli Stati Uniti, per amore,
e il periodo di silenzio. Adesso la Canalis torna in Italia, alla conduzione di Vite da Copertina, anche se spiega di non aver mai perso il contatto con il pubblico. In questo i social l'hanno aiutata molto. E sul periodo d'assenza Elisabetta Canalis dice: mi sono fermata anche perché volevo capire cosa fare. Se ancora TV o altro. Mi sono dedicata al fitness e allo sport da manager, con un mio brand e una mia palestra.